Sandro Mazzola approda all'Inter 14enne, grazie all'aiuto di Benito Lorenzi che si prende a cuore il futuro calcistico dei due figli del grande Valentino. Dopo aver giocato nelle squadre giovanili, facendosi le ossa insieme ad altri illustri giovani, viene lanciato in prima squadra dal Mago Herrera nella stagione 62-63. Schierato inizialmente come punta nelle partite in casa, convince tutti in tempi brevissimi. Elenio Herrera lo trasforma da regista arretrato a prima punta per sfruttare le sue doti migliori. Il dribbling, l'inventiva, l'agilità, la capacità realizzativa. Con l'esplosione di Sandro nasce il ciclo della grande Inter. Il primo anno è subito scudetto, a cui seguiranno gli anni d'oro dei successi internazionali. Nel 1965 diventa capocannoniere del campionato, a testimonianza della sua vena realizzativa. Alla soglia dei 30 anni, arretra a centrocampo dove mette in mostra, anno dopo anno, la sua stoffa da leader della squadra, la furbizia, l'intelligenza tattica. Si ritira nel 1977 dopo una lunghissima carriera, lasciando ai tifosi un curriculum di tutto rispetto. 4 scudetti e un poker di prestigiosissimi trofei internazionali. Sandro Mazzola ha dimostrato in campo di essere un grande campione e addirittura è riuscito nell'impresa di non sfigurare al cospetto della leggenda del padre.